Buongiorno a tutti e benvenuti all'ultimo incontro del ciclo informativo I consigli degli esperti. Oggi concludiamo questa iniziativa con un tema che in questo periodo dell'anno mette a dura prova le persone che soffrono di un problema alimentare. Infatti, il tema di oggi è il rapporto con il cibo durante le festività, come regolare abbuffate e restrizioni. Ci risponderanno i professionisti del CIP Milano Navigli, fornendoci come sempre una prospettiva multidisciplinare. Nella seconda parte dell'incontro risponderanno alle vostre domande, domande che potrete scrivere in chat anche durante la prima parte dell'incontro. Quindi presento l'equipe, abbiamo con noi il dottor Gian Domenico Schiena, medico psichiatra. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buon Natale. La dottoressa Martina Tramontano, psicologa, psicoterapeuta. Buongiorno a tutti. La dottoressa Laura Ranzini, psicologa, psicoterapeuta. Buongiorno. E infine la dottoressa Chiara Ramponi, dietista. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, allora iniziamo a rispondere alle domande, no, dell'incontro di oggi, del tema di oggi. Passo la parola al dottor Schiena. Quindi dal suo punto di vista, quali sono i suggerimenti utili per gestire questo periodo delicato per le persone che soffrono di anoressia nervosa? Di anoressia nervosa. Ok. Beh, la prima cosa che mi sento di dire per affrontare i pranzi, le cene delle festività per chi ha una figlia o un figlio che lotta con l'anoressia è sicuramente di non sottovalutare il problema. Dimagrire è la cosa più importante della vita per una persona con anoressia. Mangiano poco e spesso mangiano da sole per non esporsi ai commenti su quanto e cosa stanno mangiando da parte di chi li vede mangiare, mangia con loro. Quindi evitano di mangiare con altre persone. Ora, capite che in questo contesto, stando così le cose, il Natale è di fatto la tempesta perfetta, si mangia in abbondanza e per di più si mangia in abbondanza e in compagnia, con parenti che spesso non si frequentano poi tanto, che possono essere all'oscuro di tutto e quindi non hanno remore a fare i più svariati commenti del tipo: ma come sei sciupata? Ma non assaggi la parmigiana della zia? Mi offendo. Oppure peggio: ah, l'anno scorso eri un po' in carne, ora sei dimagrita, ti vedo bene. Nel caso in cui la magrezza raggiunta non sia estrema. Ecco, allora è evidente che occorre essere molto accorti. Forse è meglio di evitare, è meglio evitare di invitare persone che non si vedono né si sentono da molto tempo ed orientarsi, come dire, ed orientarsi verso riunioni familiari dall'atmosfera un po' più intima, con poche persone. E forse è meglio che queste persone siano persone informate della problematica della propria figlia. Forse è meglio che siano informate del fatto che è meglio evitare commenti su quanto sta mangiando e sulle forme del suo corpo. Ovviamente Sì. riunioni, sì, riunioni familiari più grandi, più ampie possono essere programmate, ma senza che il cibo ne sia il fulcro, eh? Che è un po' la caratteristica delle riunioni in famiglia di questo periodo. E allo stesso modo, altra cosa che mi viene in mente, è utile ridurre il numero di portate.
il tempo passato attorno alla tavola e programmare attività distraenti dopo il pasto. Le classiche attività post pranzo di Natale vanno benissimo, la tombola, il mercante in fiera, oppure anche andare al cinema, ecco. Ora in questo periodo non si può, però speriamo di tornare a farlo presto. Offrire delle attività che distolgano dal pensiero del cibo dopo il pasto è molto utile per le persone che lottano contro un disturbo dell'alimentazione e a maggior ragione è utile in un'occasione come il Natale. Sì, senti Gianluca, rispetto al suggerimento che davi riguardo a non fare commenti, no? E quindi, per esempio, in qualità di genitore, avvisare i nonni o gli zii, magari che possono essere presenti al pranzo o alla cena, del problema, no? Della persona che soffre di disturbo dell'alimentazione, di avvisarli ovviamente in anticipo, no? E quindi dividere il suggerimento di evitare commenti in separata sede, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Come dicevo, bisogna essere molto accorti, bisogna preparare in anticipo il tutto, perché le caratteristiche delle riunioni, delle feste tra parenti e amici a Natale e nel periodo delle festività di natalizie è veramente le caratteristiche sono veramente problematiche per le persone che soffrono di un disturbo dell'alimentazione, forse di anoressia in particolare, non bisogna far finta che il problema non esista. Il problema esiste e occorre approntare dei presidi utili ad evitare così un esito problematico, difficile e doloroso di questo tipo di riunioni, di questo tipo di momenti di festa che invece tutti si augurano vadano per il meglio. Ecco. E poi ovviamente oltre preparare il tutto, avvisare i parenti, evitare riunioni familiari troppo ampie con persone che forse non, con cui non si hanno troppi rapporti, ridurre il numero di portate, organizzare delle attività distraenti nel dopo pasto è molto importante, ovviamente mai forzare l'alimentazione, forzare a mangiare la propria figlia o il proprio figlio, perché non ci dimentichiamo che anche gli individui di sesso maschile possono soffrire di questo tipo di problematica, appunto non forzare a mangiare come se nulla fosse. Ecco. Bene, condividere preventivamente, no, il problema, condividere quali sono le indicazioni utili, no, per fare in modo che il momento del pranzo, della cena di Natale o di Capodanno non rappresentino un ulteriore disagio per persone che già anche in momenti diversi, no, dell'anno vivono un disagio nello stare a tavola. E a Natale, per le caratteristiche del modo di far festa di Natale, ecco, può essere molto, molto, molto più difficile ancora rispetto ad altri momenti dell'anno. Tant'è che l'ultimo consiglio che mi sento di dare è di accettare, nonostante tutte queste accortezze che si possono mettere in atto, accettare comunque che momenti di difficoltà ci possono essere anche durante un pranzo ben organizzato con queste accortezze e che al limite si può decidere il proprio figlio, la propria figlia può decidere di non partecipare alla riunione. Bene, grazie, grazie Gian Domenico. Passo la parola a Martina e le chiedo delle indicazioni utili per gestire questo momento delicato per le persone che invece soffrono di bulimia nervosa. Ok.
Allora, in generale, come è stato un po' già messo in evidenza dal dottor Schiena, la prima cosa che mi viene da dire è appunto cercare di mettersi dal punto di vista della persona che ha questo problema, perché in genere per tradizione, per cultura, le feste natalizie sono comunque caratterizzate da cibo in abbondanza, da quindi dispense che sono piene delle cose più buone e il cibo diventa qualcosa appunto di gioioso, un elemento di convivialità all'interno della famiglia e degli affetti. Ma se proviamo a metterci dal punto di vista di chi soffre di bulimia, dobbiamo renderci conto che la persona si sente un po' schiacciata da tutta questa abbondanza e che questa situazione, provoca in lei il continuo tentativo ancora di più di voler restringere l'alimentazione, che poi rappresenta un po' il trigger delle abbuffate e poi dell'utilizzo di metodi di compensazione per alleviare, diciamo, il senso di colpa e anche un po' il fallimento di non essere riuscito davanti a tutta quell'abbondanza a controllarsi, che è un po' l'obiettivo continuo, la preoccupazione continua che hanno le persone con bulimia. E quindi, cioè, se noi ci mettiamo da questo punto di vista, ci rendiamo conto come le feste natalizie diventano poi un circolo di ansia, disagio, senso di colpa, anche solitudine, che quindi non ha niente a che vedere con quello che noi avvertiamo dal punto di vista di tradizione e cultura. Quindi il primo consiglio utile che mi sento di dare è quello di cercare di non tenere troppo cibo in casa, nonostante sia un periodo di festa, di cercare, se proprio impossibile, di comunque non mettere le scorte in vista. Perché il vedere continuamente questa sovrabbondanza di cibo potrebbe essere il trigger, appunto, che stimola l'impulso ad abbuffarsi con tutte poi le conseguenze. Certo, quindi Martina, per essere, diciamo, essere concreti, no? Abbiamo in mente il menù del pranzo di Natale, sappiamo che vogliamo preparare tale primo, questo secondo, questi contorni e così via. Ovviamente, no, faremo una spesa che includerà gli ingredienti di quelle portate che abbiamo pianificato, cerchiamo di Non non avere lasciarli in quello vista. che è Sì, stato pianificato e di non lasciarle in vista. sì, sì. O comunque di cercare di non lasciare anche tutte le pentole, cioè cercare di fare in modo che il cibo non sia sempre presente davanti agli occhi. Poi mi rendo conto che può essere faticoso, però bisogna cercare di avere delle accortezze in più. E non far finta appunto che il problema non ci sia, come diciamo ci diceva già il dottor Schiena. Poi, se rispetto proprio ai pranzi e alle cene di cui parlavi, allora, se vengono svolte a casa propria, credo sia utile in un momento comunque in cui la persona è più tranquilla e si è lontano dai pasti, di provare a pianificare con lui cosa mangiare e quindi di fare un menù insieme in modo che la persona si senta più sotto controllo, sappia cosa l'aspetta e sappia anche che quelle cose può sentire di mangiarle e quindi questo riduce le preoccupazioni e l'ansia relativa a quel momento. Se invece si va da parenti per il pranzo, per la cena, può essere comunque utile, come dicevamo, avvertire i parenti di questa cosa e farsi anche comunicare il menù in anticipo, in modo che la persona già sa cosa andrà a mangiare e può anche già decidere cosa si sentirà di mangiare oppure no. Oppure un'altra idea che mi viene può essere anche quella di condividere con i parenti che ognuno porta un piatto, in modo che la persona può decidere i piatti da portare, però si sente anche meno escluso, si sente meno diverso rispetto agli altri perché tutti portano qualcosa. E quindi questo può essere un'idea un po' diversa forse dalle abitudini di una famiglia, che però in questo caso può andare un po' incontro alle esigenze della persona che ha il problema alimentare. Poi pensando sempre ai momenti di pranzo e di cena, che saranno appunto quelli più faticosi, sicuramente anche lì cercare di avere sul tavolo solo le porzioni pianificate, solo quello che si mangia, ed evitare che ci sia anche lì troppo cibo in tavola. Nel caso il cibo si può
lasciare, non so, in cucina, se ci sono comunque delle stanze separate, si porta man mano in tavola solo quello che si mangia, perché può essere un aiuto in più e può rendere meno ansioso e meno ricco di preoccupazioni, diciamo, il momento. Quindi evitare che i piatti di portata rimangano a tavola una volta che vengono distribuite le porzioni. Sì, perché così la persona ha quella porzione, l'ha anche un po' pianificata, quindi sento più tranquilla. Se si vede inondato da cibo intorno, ovviamente stimola ancora di più il meccanismo del devo restringere, che poi diciamo è iatrogeno, perché in realtà poi porta all'impulso ad abbuffare con tutto quello che già abbiamo detto. E poi mi viene da dire che il momento più critico ovviamente per queste persone è dopo il pasto, perché comunque il momento in cui possono esserci i sensi di colpa, l'ansia per aver mangiato troppo, l'ansia per aver mangiato qualcosa in più, e quindi che li porta alla paura di aumentare di peso e all'utilizzo dei metodi di compensazione. Quindi sicuramente finito il pasto bisogna sparecchiare subito e, come forse un po' già l'accennava il dottor Schiena, di cercare di fare delle attività distraenti. E quindi può essere proprio un momento in cui la famiglia può diventare risorsa e rendere disponibile, appena finito il pasto, a passare del tempo con la persona che ha un problema, facendo delle attività distraenti, ma anche semplicemente chiacchierando, ricordando dei momenti felici, cose che possono dare al Natale un significato diverso al di là di quello del cibo, che invece è per le persone con problemi alimentari più faticoso. Esatto, sì. Diciamo che se c'è un investimento su gli accorgimenti pre-pasto, ci si trova verosimilmente meno in difficoltà durante il pasto e anche dopo, no? Che come evidenziavi tu, Martina, è un momento particolarmente delicato per chi soffre di bulimia nervosa. Quindi più la persona si è sentita in controllo, no? Quindi già meno. Meno verosimilmente, o comunque con minori probabilità, avrà delle difficoltà dopo il pasto. Sì, perché abbiamo la possibilità appunto di sentirsi in controllo, di sapere cosa mangerà, si riducono tutte le ansie, tutte le preoccupazioni, il cibo non è più in vista e in più c'è questo momento, diciamo, di serenità da poter passare con i familiari facendo delle attività che non riguardano assolutamente il cibo, diventa ancora una risorsa in più. Poi, come diceva il dottor Schiena, sicuramente dei momenti faticosi ci potranno comunque essere, però se ci mettiamo dal punto di vista della persona, utilizziamo questi accorgimenti, in più dopo il pranzo, la cena, quello che sia, cerchiamo di dare un significato diverso a quel momento facendo delle attività tutti insieme, sicuramente si riducono i momenti di fatica, di ansia per la persona. Bene, grazie Martina. Adesso passo la parola alla dottoressa Ranzini e le chiedo quali sono le raccomandazioni invece per chi soffre di binge eating. Grazie Rosaria. Allora, in parte le raccomandazioni si sovrappongono a quelle che hanno detto i colleghi, perché comunque diciamo in parte il funzionamento delle persone con problematiche alimentari si sovrappone, quindi sicuramente, appunto, come hanno detto anche i colleghi, il mangiare in presenza di altri, quindi mangiare in contesto sociale, quale quello della festività, può portare a un aumento delle preoccupazioni, proprio perché ci si trova a mangiare cibi che normalmente vengono evitati, ci si trova a mangiare in presenza di persone che magari non sono a conoscenza della problematica alimentare, in un contesto appunto più difficile, dove c'è anche tanta presenza di cibo. Quindi, un po' come diceva il dottor Schiena, concordo sul fatto che intanto un primo punto possa essere quello di dire di no ad alcuni inviti, nel senso che appunto se gli inviti sono troppo numerosi, oppure se sono alcuni inviti che mettono particolarmente in difficoltà, intanto c'è la possibilità di liberamente scegliere di dire di no e di non accettare l'invito. Invece, qualora si decidesse di accettare l'invito, una cosa che si può fare prima, come diceva
la dottoressa Tramontana è quella di pianificare che cosa mangiare in anticipo, cercando di, nella pianificazione, di non applicare delle regole dietetiche che siano estreme e rigide, quindi di fare una pianificazione non in un'ottica restrittiva, che appunto questo è il trigger principale per le perdite di controllo. E inoltre si potrebbero anche già stabilire delle strategie da poter utilizzare qualora ci si trovasse in difficoltà. Durante il pasto, invece, un consiglio che mi sento di dare è quello di, diciamo, aumentare la consapevolezza di quello che si sta mangiando, quindi cercando di fare dei piccoli bocconi, masticando a lungo. Una strategia può essere quella di appoggiare le posate tra un boccone e l'altro, proprio cercando di focalizzarsi su quello che si sta mangiando, sul sapore e sul gusto degli alimenti. Un altro aspetto molto importante, mentre si mangia, che può verificarsi quando si ha un problema alimentare, è quello di fare confronti con quello che mangiano gli altri. Questo però non è molto utile, perché in realtà è importante ricordare alla persona con il problema alimentare che in realtà non si sa che cosa gli altri hanno mangiato prima e che cosa mangeranno dopo e qual è il loro dispendio energetico. Quindi fare confronti in questo senso non fa altro che aumentare le preoccupazioni e quindi non insomma, è da sospendere, anche se mi rendo conto che non sia semplice. Un altro punto è il fatto che chi ha un problema alimentare può avere dei pensieri, delle credenze del tipo: gli altri guarderanno che cosa sto mangiando, penseranno che sono un'ingorda, che non ho forza di volontà. In realtà su questi pensieri anche qua bisogna un po' lavorarci, nel senso che è importante ricordarsi che le persone che non hanno un problema alimentare non fanno caso in realtà a quello che gli altri mangiano e non danno questo tipo di giudizi sul comportamento alimentare delle altre persone. Invece il dopo aver mangiato, insomma, ripeto un po' la strategia di evitare di rimanere troppo tempo a tavola e magari spostarsi in un'altra stanza facendo appunto delle altre attività, chiacchierando, comunque facendo qualcosa che aiuta a distrarre dalle preoccupazioni che si possono instaurare appunto dopo aver consumato il pasto. Poi ripeto un po' quello che ha già detto la dottoressa Tramontano rispetto alla disponibilità di cibo, cioè sappiamo appunto che in questo periodo delle feste aumenta in casa il cibo, la disponibilità di cibo, il cibo legato alla tradizione, cose che vengono acquistate, cose che vengono regalate, e quindi sicuramente è importante, come diceva la dottoressa Tramontano, riporre il cibo in modo da non averlo sempre in vista, magari decidere di conservarlo appunto soltanto in cucina, in un posto specifico prefissato, e anche durante la preparazione dei pasti cercare di rispettare quanto pianificato e mettere in tavola poi soltanto le singole porzioni e non tanto cibo, ecco. Bene, un punto interessante, molto utile, che ha messo in evidenza tu, Laura, è l'alimentazione consapevole, no? Quindi stare attenti al momento in cui sto consumando un pasto, no? Credo questo sia un punto che vada molto tenuto in considerazione, e anche questo nel momento in cui, come dire, c'è un'attenzione all'alimentazione consapevole, si può prevenire il disagio del momento successivo. Quindi se ho mangiato con maggiore consapevolezza, senza la sensazione di aver perso il controllo, subito dopo il pasto con buone probabilità mi sentirò comunque meno a disagio, no? Sì, sicuramente prestare più attenzione va nella direzione opposta rispetto alla perdita di controllo, che sappiamo, cioè le abbuffate spesso avvengono con una modalità di alimentarsi molto veloce e questo amplifica appunto questa sensazione di aver perso il controllo. Invece poter essere più consapevole, come dici tu, Rosaria, sicuramente è un aiuto e riduce anche le preoccupazioni successivamente. Bene, grazie. E infine passiamo la parola alla dottoressa Ramponi, che ci darà
delle indicazioni utili, ecco, ci dirà quali sono gli accorgimenti per gestire questo periodo delicato dal punto di vista nutrizionale. Quindi sentiamo, ecco, dei suggerimenti. Grazie Rosaria, esatto, appunto io cercherò di concentrarmi prevalentemente sugli aspetti, sulla parte nutrizionale. Il primo consiglio che mi sento di dare, specie per chi soffre di anoressia nervosa, è quello di andare per piccoli passi. Infatti, come ci è stato anche detto precedentemente dai miei colleghi, pensare di riuscire ad affrontare un intero pasto può essere un'impresa in un certo senso che richiede grande impegno e anche tanta fatica, sia nel momento di preparazione, sia durante il pasto, ma anche nel momento immediatamente successivo, perché appunto possono esserci pensieri o preoccupazioni in questo senso. Quindi appunto il consiglio è quello di lavorare su piccoli passi per volta, di pianificarsi il pasto, come è già stato anche detto prima, inserendo nella pianificazione alimenti che si riescono a gestire senza eccessive difficoltà, provando però al contempo ad introdurre anche piccole dosi di uno o due alimenti evitati e che poi sono quelli che possono essere quelli appunto tipici dei pranzi, delle feste, delle festività. I dolci. Esatto, i dolci o appunto piatti che possono essere più, diciamo, in un certo senso elaborati, più cucinati anche con tanti ingredienti al suo interno. Mi vengono in mente, non so, le lasagne o la pasta fresca, i ravioli o i tortellini. Il secondo consiglio è quello di non cercare di non dare ascolto alle proprie sensazioni, nel senso che non sempre la sazietà, così anche come la fame, sono degli indici affidabili, ma spesso possono essere anche influenzati da fattori esterni, fattori emotivi. Per questo motivo, quindi, è bene pianificarsi in anticipo che cosa consumare e cercare di rispettare questa pianificazione non lasciandosi poi influenzare dalle sensazioni interne. E quindi bisognerebbe provare a cercare di concentrarsi di più sulla conversazione, su quello di cui si sta parlando, e meno sul proprio senso di ripienezza. Il terzo consiglio, in questo caso specie per chi è affetto, soffre di bulimia nervosa, è quello di non digiunare dopo il pranzo di Natale o dopo un pranzo diverso rispetto alla quotidianità. Infatti il digiuno, così come anche il vomito e l'esercizio fisico intenso e compulsivo, che sono utilizzati come metodi di compensazione, possono rivelarsi dei fattori di mantenimento della problematica alimentare e alimentare ulteriormente le preoccupazioni per l'alimentazione e l'importanza data al peso e alle forme corporee. Per questo motivo, per cercare di riuscire ad interrompere questo ciclo, è bene non digiunare dopo un pasto differente dal quotidiano, anche se capisco che questo possa richiedere grande impegno e grande fatica, tenendo un pochettino presente che non è quel poco più o quel poco meno che fa una differenza sul totale. Un altro consiglio, in questo caso mi rivolgo anche a chi soffre di binge eating, è quello di cercare di evitare le restrizioni. Questo perché? Perché i principali determinanti della perdita di controllo sono la restrizione alimentare, sia dal punto di vista qualitativo che da quello quantitativo, e l'alimentazione ritardata, ovvero saltare i pasti o far passare troppo tempo tra un pasto e l'altro. Per questo motivo, anche durante le festività, è importante mangiare ad intervalli regolari, quindi ad esempio fare ugualmente la colazione anche prima del pranzo di Natale e cercare di non restringere eccessivamente nei pasti successivi. Inoltre, appunto anche un po' per ricollegarmi a quanto detto prima sugli stimoli ambientali, può essere utile condividere quello che avanza. Quindi se si è cucinato di più rispetto a poi quanto effettivamente è stato consumato, può essere utile organizzarsi con delle schiscette e condividere con gli altri commensali gli avanzi. Allo stesso modo però, se siamo andati a pranzo a casa di qualcuno
e ci viene offerto di portare a casa gli avanzi, non dobbiamo sentirci costretti ad accettare. Un ultimo consiglio che mi sento di dare, che vale un pochettino per tutti, è quello di cercare di trovare regali o comunque anche scambi di auguri alternativi. Questo perché? Perché generalmente noi siamo, diciamo, abituati anche per tradizione a scambiarci regali, a scambiarci auguri durante cena, durante aperitivo, comunque in contesti che hanno un po' il cibo sempre come protagonista. Quindi se non vi sentite pronti ad affrontare così tante situazioni sociali, si può proporre ad amici, familiari o colleghi dei metodi alternativi per scambiarsi gli auguri, come ad esempio può essere, purtroppo in questo periodo non si può, però può essere utile per le prossime festività, quindi possiamo ad esempio andare a visitare una città, un museo, andare al cinema, o comunque trovare delle situazioni che possano essere motivo di unione, che però non comprendano il cibo. Certo, sì, adesso chiaramente in questo periodo storico particolare ci sono una serie di limitazioni, no? Rispetto anche solo andare a fare una visita a un museo piuttosto che una gita fuori porta. C'è da dire che il virtuale ci può aiutare molto in questo, no? Quindi ci sono state proprio realizzate delle guide virtuali all'interno di musei piuttosto che dei tour virtuali in alcune particolari zone d'Italia o fuori, ecco, diciamo che il virtuale ci può aiutare in questo senso, no? Quindi sicuramente assolutamente. Si può prendere e attuare in una modalità più consona alle limitazioni a cui oggi siamo esposti, a cui ci dobbiamo attenere. Esatto, assolutamente. Bene, grazie Chiara, grazie a tutti voi. E adesso possiamo dare spazio alle domande da parte del nostro pubblico. Abbiamo una domanda da Elisa. Può essere una buona strategia limitare l'accesso alla cucina durante, ad esempio, i momenti in cui si preparano le pietanze? Ci rispondi tu, Martina? Sì, certo. Allora, un po' sull'onda comunque di quello che dicevamo prima, sicuramente è importante limitare tutti quelli che possono essere gli stimoli ambientali e i momenti in cui uno può vedere la sovrabbondanza di cibo. Quindi come strategia può essere utile, se nei momenti in cui si cucinano comunque tante pietanze, limitare l'accesso. Però la cosa importante che mi viene da dire è sempre di concordarlo con la persona, cioè nel senso di non dare mai delle strategie in maniera prescrittiva, nel senso io penso che questa cosa può essere faticosa, quindi decido di limitare la cucina, alcune volte anche in un certo senso imbrogliando un po' la persona, non so, facendolo uscire o distraendolo con altre attività. Quindi può essere una strategia buona, ma da concordare, cioè nel senso parlare con la persona e dire ok, cos'è che potrebbe renderti meno faticoso, questa è una strategia utile, proviamo a farla. Se non viene dalla persona, non darle in maniera prescrittiva, perché poi è anche importante che il figlio, la figlia o comunque la persona che ci sia in casa capisca anche da solo quali possono essere le strategie che in un certo senso possono aiutarlo meno, perché calarle dall'alto è alcune volte comunque deleterio, perché viene visto come un'imposizione o anche come un sentirsi diverso o un sentirsi sbagliato, che quindi poi provoca l'effetto opposto. Quindi strategia può essere utile, però da concordare. Sì, d'altra parte potrebbe essere vissuto anche come un controllo esterno, cioè io decido per te che stare a contatto, no, durante la preparazione dei pasti, stare a contatto col cibo è difficoltoso, quindi decido per te che ti allontano da questo. Però d'altra parte, giusto come dicevi tu Martina, non è detto che sia così faticoso per la persona, non è detto che... Proviamo a pensare ai nostri pazienti, no? Che sono in cura, che quindi sono già dentro un processo di cambiamento, stanno già modificando il loro rapporto con il cibo, il livello di disagio all'esposizione del cibo si è ridotto, chiaramente potrebbe essere per loro un momento utile
esporsi, ecco, va tutto calibrato sulla singola persona. Sì, hai detto appunto, cioè, messo in evidenza un punto importante. Ovviamente le strategie, i consigli che noi abbiamo dato, li abbiamo dati in linea generale. Poi è tutto da personalizzare con la persona. Per questo strategie utili sì, ma da concordare con la persona, perché può darsi che nel processo di cambiamento in cui si trova, nel momento in cui si trova, può essere in realtà utile, diciamo, esporsi al cibo, mentre in altri momenti no. Oppure anche cioè una persona può avvertire non faticoso quello, ma avvertire più faticoso l'altro, e quindi in quel caso ci si accorda su un altro tipo di strategia. Certo, grazie Martina. Adesso abbiamo una domanda da Oriana, che scrive: in una situazione come quella attuale, in cui siamo chiusi in casa sempre con gli stessi familiari e senza altre persone, nel caso di una persona che soffre di anoressia nervosa, cosa si potrebbe fare per non focalizzarsi esclusivamente sulla preoccupazione dei pasti, sull'ossessione del cibo, del peso, sull'impulso a restringere? Gian Domenico, ci rispondi tu. Allora, è una domanda molto, come dire, pertinente e tocca un po' un punto dolente della situazione attuale. Se ne parla sui media, diciamo, in maniera sporadica, ma per chi si occupa di salute mentale la situazione attuale mette sicuramente sotto stress tutta una serie di equilibri che non solo nel contesto degli disturbi alimentari, ma anche per pazienti con altre difficoltà psicologiche si erano creati. Quindi la situazione è sicuramente di stress. È evidente che le limitazioni dall'uscire di casa in qualche modo possono rendere più difficile il pensare ad altro, oltre che al cibo, alla preparazione degli alimenti, come dimagrire, fare esercizio fisico, eccetera. Questo è molto, molto evidente. Però ci sono tante attività che si possono fare anche a casa, attività che nella mia pratica clinica quotidiana mi trovo a consigliare spesso e nei confronti delle quali ho un buon riscontro da parte dei miei pazienti. Attività ingaggianti, gradevoli, come possono essere la visione di un film o piuttosto che la lettura di un libro, piuttosto che impegnarsi nel fare qualcosa di relativamente impegnativo, quindi che non sia puro piacere come vedere un film, ma che poi una volta concluso da soddisfazione. Oppure ci sono tutta una serie di, nel tempo libero con i propri familiari, si possono fare tutta una serie di attività piacevoli come giochi da tavola, piuttosto che impegnarsi in sfide a giochi elettronici, videogames e quant'altro. Rimane una situazione di difficoltà per tutti, in particolare per persone che hanno delle problematiche dal punto di vista psicologico e psichiatrico, però queste attività sono comunque efficaci per ottenere sollievo e non rimanere costantemente polarizzati su pensiero del cibo e della forma del corpo. Spero di aver risposto. È una risposta che mi rendo conto
può non essere completamente soddisfacente, ma la situazione è difficile per tutti. Sì. Sì. Poi abbiamo una domanda da Francesca, ci chiede per quanto riguarda il binge eating e anche la bulimia nervosa, praticare seriamente mindful eating e tecniche di alimentazione consapevole, tipo leggendo libri o frequentando corsi, potrebbe davvero aiutare la problematica alimentare? Ci rispondi tu, Laura? Sì, certo. Allora, un primo punto che mi viene in mente è di distinguere il mindful eating dall'alimentazione consapevole, nel senso che sono due cose diverse e noi come gruppo di lavoro ci ispiriamo sempre alla ricerca scientifica e a quei trattamenti che hanno prove di efficacia. Recentemente è uscita appunto una meta-analisi che dice che in realtà il mindful eating non ha attualmente delle prove di efficacia rispetto al trattamento delle problematiche alimentari. Diversa invece l'alimentazione consapevole, per esempio le cui tecniche sono inserite anche all'interno del percorso di cura di cui poi ci occupiamo noi, che è la CBTE, che invece è un trattamento che ha una validazione scientifica. Comunque anche queste tecniche sono inserite all'interno di un percorso più ampio che affronta tutti i meccanismi di mantenimento delle problematiche alimentari. Bene, grazie Laura. È importante fare questa distinzione perché effettivamente non si tratta esattamente della stessa cosa e averla a mente. Poi abbiamo una domanda da Maria Giulia, anzi due domande. Una è se la ragazzina non si sente di mangiare insieme ai parenti, è possibile farla mangiare prima, eventualmente a casa propria, o è meglio proprio evitare di andare dai parenti? E poi l'altra domanda, nel caso riesca a mangiare insieme ai parenti, è possibile portare da casa quello che potrà mangiare, che però è diverso dal menù natalizio che mangeranno gli altri? Ci rispondi, Chiara? Ci dai una risposta a queste due domande? Ok, allora partirei appunto dalla prima domanda. E allora su questo diciamo che se la ragazza, comunque il paziente in generale, non se la sente di andare a mangiare a casa di qualcuno o di al contrario ricevere a casa propria determinate persone, non dobbiamo sentirci costretti ad accettare l'invito o appunto invitare per forza qualcuno a casa nostra. Quindi anche questo però, come diceva prima la dottoressa Tramontano, si può concordare con il paziente, con la ragazzina, il contesto nel quale si sente meglio, quello che effettivamente la può facilitare maggiormente in questo caso, se appunto rifiutare l'invito o se accettarlo ugualmente, lasciando appunto il momento del pasto in un momento differente rispetto a quello di tutti gli altri. Una cosa che può essere molto utile può essere quello di concordare proprio con la paziente il menù, anche proprio con i parenti che ci hanno invitato e concordare anche dei piatti che magari la persona si può portare da casa, può cucinare, quindi dei piatti che per lei sono in un certo senso più facili da gestire rispetto a tutto il menù natalizio. Concordando con lei che magari se ne possono preparare in maggiore quantità, così una parte dedicata a lei e l'altra parte poi la si può offrire anche agli altri commensali, in modo tale che comunque ci sia qualcosa di in un certo senso uguale sia per la paziente sia anche per gli altri commensali. Anche se comunque la ragazzina non dovesse riuscire ad affrontare un intero pasto dall'antipasto fino al dolce, nel senso che appunto può restare su quello che maggiormente la tranquillizza e maggiormente la rassicura, anche se dovesse essere diverso dagli altri. Ok, quindi credo che con questa risposta la dottoressa Ramponi abbia anche chiarito il dubbio di Barbara, che chiedeva se modificare o meno il menù di tutta la famiglia per non far sentire diversa la persona che ha un problema alimentare.
Barbara, nel caso non fosse esaustiva la risposta o ci fosse un dubbio un pochino diverso, ci scriva pure in chat e le risponderemo. Poi abbiamo la domanda di Silvia, che ci chiede qualche specifica in più sull'alimentazione consapevole, quindi qualche spiegazione, dottoressa Ranzini. Sì, allora, diciamo che quello che potrei dire è che il mangiare in modo consapevole vuol dire diventare consapevoli del proprio comportamento e rompere quelli che sono degli automatismi che ci sono quando si ha una problematica alimentare. Quindi è un po' un concetto di fermarsi, rallentare e riuscire a focalizzarsi su quello che si mangia, come abbiamo detto, con delle strategie del tipo fare piccoli bocconi, masticare a lungo, concentrarsi, focalizzarsi sul sapore degli alimenti. Tutte queste strategie appunto vanno a renderci più consapevoli e in questo modo potremo decidere, scegliere se mettere in atto un certo comportamento oppure no, quindi se mangiare una certa cosa oppure no, quindi è il rallentare. È invece, diciamo, pericoloso legare il comportamento alimentare alle sensazioni alimentari, quelle di fame e sazietà, perché nella nostra cultura comunque abbiamo, diciamo, imparato a mangiare prima di aver fame e smettere di mangiare prima di sentirci eccessivamente pieni. Per cui questo invece tipo di approccio sulle sensazioni alimentari quando c'è un problema alimentare, anche perché spesso sono alterate, per esempio, dal sottopeso, è invece, diciamo, un po' più complesso, un po' più rischioso, quindi noi proponiamo delle strategie invece di alimentazione consapevole proprio per poter scegliere quale comportamento mettere in atto. Bene, grazie. Laura, abbiamo una domanda da Elisa. Come comportarsi se la ragazza con anoressia durante il pasto ha una crisi e rifiuta di continuare a mangiare perché non se la sente? Passerei la parola al dottor Schiena, per una risposta a questa domanda. È una condizione purtroppo abbastanza comune nel contesto della gestione spicciola quotidiana dei propri cari con una problematica alimentare, in particolare affetti da anoressia nervosa. È molto importante per le persone con una problematica alimentare sentirsi in controllo. In controllo in generale su tutti gli ambiti della propria vita e in particolare sull'ambito alimentare. È un vero e proprio valore di vita. Tant'è che la ricerca scientifica ha dimostrato in maniera inequivocabile che la necessità di controllo è una necessità di controllo eccessiva su vari ambiti di vita e in particolare sull'ambito alimentare è una via attraverso la quale si può arrivare a strutturare un vero e proprio disturbo alimentare come l'anoressia. Quindi, nel rapportarsi con una persona con una problematica alimentare, in particolare l'anoressia della domanda, bisogna sempre tenere a mente questa cosa, questo concetto, e quindi lasciare il controllo, il pallino della situazione alla paziente. Ora, questo vuol dire che di fronte al rifiuto di continuare ad alimentarsi, a mangiare quanto in precedenza,
precedenza concordato durante il pasto, l'approccio del familiare, dell'amico, del fidanzato che si rapporta con la persona con una problematica alimentare non può che essere di supporto e di incoraggiamento, facendo leva su quella parte sana della persona con una problematica alimentare che sa benissimo che è giusto riprendere ad alimentarsi nella maniera più adeguata possibile. Quindi l'atteggiamento corretto è un atteggiamento di supporto e di incoraggiamento, non certamente un atteggiamento di costrizione che non può che esitare in litigate furibonde, stante l'importanza che queste persone danno al controllo, l'importanza che danno al mangiare poco e al dimagrire. Se non vogliono continuare a mangiare oltre, significa che l'angoscia legata all'importanza del controllo dell'alimentazione, all'importanza che danno al dimagrire, li ha sopraffatti. Quindi insistere, costringere è assolutamente controproducente e spesso esita in grandi litigi. Spero di aver risposto alla domanda. Sì, cioè, un po' anche nella nostra pratica clinica ci rendiamo conto che la costrizione da parte di un genitore o di un fidanzato arriva da una preoccupazione a propria volta, no? Rispetto alla condizione di salute del proprio caro. Rimane che, diciamo, canalizzare verso una modalità costrittiva questa preoccupazione non è proficuo. Quindi non è proficuo, no. Non è facile sicuramente gestire un proprio congiunto, come si dice ora, quindi la propria ragazza piuttosto che la propria figlia con una, che soffre di anoressia nervosa, l'iter corretto per spingerla alla rialimentazione è discutere con la ragazza, la paziente, dei vantaggi e degli svantaggi che ha nel continuare ad avere un comportamento alimentare restrittivo e far leva quindi su quella parte sana di cui accennavo prima, ma parte sana che si rende conto che non può continuare a mangiare un quarto delle calorie che le persone che non hanno una problematica alimentare mangiano. Ovviamente tutto questo si può fare nel momento in cui la persona con una problematica alimentare è all'interno di un percorso di cura, altrimenti diventa veramente. Quindi sì, diciamo, dare ascolto a questa preoccupazione, ma fare in modo che diventi l'energia, no, da spendere per trovare un percorso di cura quanto più adeguato, per trovare dei curanti, no? Ecco, un percorso di cura idoneo, ecco, piuttosto che tramutare la preoccupazione in costrizione, prescrizione, che esitano, come diceva il dottor Schiena, poi in litigi, tensioni ulteriori che sicuramente poi non sono di aiuto per la persona che ha già un problema alimentare. Sì, diciamo che la struttura personologica di queste persone spesso fa sì che alla costrizione la risposta sia un irrigidimento ulteriore. Ci sono delle persone che sono, diciamo, rispondono positivamente alla costrizione,
cioè fanno quello che sono costrette a fare senza troppa fatica. Spesso le persone con una problematica alimentare, in particolare le persone con una problematica alimentare di tipo anoressico, rispondono alla costrizione con la ribellione, in particolare quando si tratta di cibo. Quindi è veramente l'atteggiamento sbagliato, un atteggiamento non utile, ecco, sbagliato da una connotazione morale, no, un atteggiamento non utile, controproducente. Grazie. Abbiamo ancora una domanda da Veronica. La mindful eating può essere utile per chi non ha ancora un disturbo alimentare, ma ha comunque un comportamento alimentare, tra virgolette, disregolato e che potrebbe evolvere in un ipotetico binge eating? Chiedo a Martina di dare una risposta a questa domanda. Ok. Allora, prima di tutto, viene un po' da... C'è un po' da capire cosa vuol dire comunque alimentazione disregolata, ma che non è ancora un disturbo alimentare. Cioè, nel senso che fino ad adesso noi ovviamente abbiamo dato delle indicazioni per chi ha un disturbo alimentare e quindi anche diciamo tutte le tecniche che utilizziamo sono riferite per chi ha un disturbo. Per quanto riguarda l'alimentazione disregolata, cioè se non c'è un disturbo, allora come mai la definisco comunque disregolata e per me è un problema? Perché diciamo che il nostro approccio va al di là di quelle che possono essere le etichette specifiche del DSM o comunque di quelle che vengono utilizzate per la diagnosi, ma lavoriamo molto sul funzionamento. Quindi se da un punto di vista di funzionamento comunque sento di avere un'alimentazione disregolata, che comunque per me è un problema e che quindi da quel punto di vista mi causa delle conseguenze, cioè il confine un po' sottile poi tra quello che è un problema che poi non viene identificato come un vero e proprio di disturbo da un punto di vista diagnostico. Quindi mi viene prima di tutto da fare una riflessione su questo punto. Se nel caso comunque ci fosse un comportamento alimentare disregolato, che quindi io sento come un problema e che quindi a quel punto devono comunque affrontare andando a vedere i processi di mantenimento e cos'è che mi porta ad avere questa alimentazione disregolata, per il nostro approccio, un po' come già detto dalla dottoressa Rantini, visto che ci facciamo comunque alla ricerca scientifica, parlerei comunque di alimentazione consapevole, dove appunto vado a lavorare sul comportamento, sui processi che mi portano a quel comportamento per capire come poterlo modificare. Cioè, quindi questa è un po' l'ottica che mi viene comunque da suggerire. Poi ovviamente non c'è una risposta giusta o sbagliata, noi ci rifacciamo un po' a quello che è stato validato. Però poi da capire effettivamente il concetto che riporta di alimentazione disregolata ma non disturbo. Perché se non ho un disturbo, non c'è da quel punto di vista non si deve neanche agire. Se per me è un problema, allora vuol dire che comunque ci sono dei fattori per me disturbanti che mi provocano comunque una serie di conseguenze. Certo, quindi diciamo così, potremmo distinguere la categoria problema dalla categoria disturbo secondo sulla base delle conseguenze dell'impatto. Quindi un problema alimentare potrebbe essere un'occasionale, no? Deviazione da un piano alimentare rutinario che io ho, mentre un disturbo vero e proprio è fatto da un pattern comportamentale, no? Nutrizionale di un certo tipo, quindi fatto per esempio di numerose regole, di una dieta ferrea, di una serie di strategie da mettere in atto quando si interrompono queste regole, tali per cui c'è tutto un impatto dal punto di vista fisico, psicologico, scolastico, lavorativo, relazionale e così via sulla persona. Sì, perché se invece come appunto c'è un'alimentazione disregolata in maniera saltuaria, cioè non è in quel caso neanche necessario agire, cioè nel senso nel momento in cui l'avevo come un problema vuol dire che ha un grande impatto sulla mia qualità di vita se comunque ho il pensiero di dover agire.
E quindi in quel caso, al di là che poi lo chiami disturbo, problema, si va comunque ad agire sui processi di mantenimento e quindi sul comportamento. Sì, grazie Martina. Abbiamo un'ultima domanda da Marta. Nel caso di una dipendenza da cibo che porta ad una perdita di controllo riferita ad alcuni tipi di alimenti, simili al binge eating e alla bulimia, è utile l'alimentazione consapevole o si deve agire su un altro livello? Ecco, a questa domanda possono rispondere tutti i nostri professionisti. Passerei in ordine la parola a Chiara e alla dottoressa Ramponi e poi chi di voi vuole aggiungere un contributo, prego. Allora, mi raggancio un pochettino anche quanto detto precedentemente, nel senso che qua ad esempio riferisce che la perdita di controllo è legata ad alcuni particolari tipi di alimento, quindi si potrebbe un pochettino indagare se con questi alimenti particolari ci siano regole dietetiche, come ad esempio, o li si cerchi di evitare. In una alimentazione, diciamo, normale, normalmente nella mia vita quotidiana cerco di non consumare questi alimenti, quindi poi la volta in cui vado a consumarli, parte una reazione del tutto nulla, del tanto ormai, e quindi questo può essere l'innesto di un episodio di abbuffata e di perdita di controllo. E quindi in questo caso può essere utile sul riconoscere quali sono questi alimenti e il cercare di lavorare nel introdurre questi alimenti anche nella propria alimentazione, diciamo, quotidiana in un certo senso, per cercare che poi non si possa, diciamo, per avere come conseguenza il fatto che non siano più l'innesto di un episodio di perdita di controllo, nel senso che se io li vedo come alimenti normali che posso tranquillamente inserire nella mia alimentazione, consumandoli non mi parte, non è lo start di un episodio di abbuffata. Quindi si può indagare se appunto le perdite di controllo possono essere correlate all'alimento stesso oppure ci sono anche stati emotivi o possono essere correlati anche ad altro, per cui è importante lavorare anche sotto altri aspetti. Sì, esatto. Credo molto interessante questa cosa che stai dicendo, che hai appena detto, Chiara. Cioè, prima di tutto la categoria di dipendenza da cibo non esiste. Non si parla mai tra professionisti sia dell'alimentazione che della salute mentale. Di dipendenza dal cibo. Il cibo non è una droga, il cibo è un qualcosa che consumiamo per sopravvivere. Okay? È evidente che, siccome è piacevole consumare cibo, il cibo può essere utilizzato per gestire degli stati emotivi. Lo facciamo tutti. Chi più chi meno, sono triste e mi mangio un cioccolatino. È evidente che che nel momento in cui l'utilizzo del cibo per gestire gli stati emotivi si interseca con degli aspetti come quelli di cui ha parlato la dottoressa Ramponi, cioè regole dietetiche, che ne so, non devo mai mangiare un cioccolatino, non devo mai mangiare dolci, non devo mai mangiare cioccolato perché fa male. Oppure si interseca con una restrizione calorica precedente. Del tipo non ho mai mangiato, non ho mangiato niente tutto il giorno, arrivo a casa, sono triste, perdo, tra virgolette, il controllo, mi mangio un cioccolatino, si innesca un meccanismo tutto nulla perché rompo la regola dietetica, in più ho la spinta biologica, siccome non ho mangiato niente tutto il giorno,
a sovralimentarmi, ecco allora che metto in atto una buffata. Questo però non vuol dire avere una dipendenza dal cibo, vuol dire utilizzare il cibo come mezzo per gestire i propri stati emotivi e in più avere altri elementi del tipo regole dietetiche o restrizione calorica precedente che spingono, perché quel mangiare un cioccolatino diventi una buffata. Questo può avvenire nell'ambito di un'anoressia nervosa, nell'ambito di una bulimia nervosa, nell'ambito di un disturbo da binge eating. Il meccanismo alla base è molto simile. Bene. Dottoressa Ranzini, Tramontano, volete aggiungere qualcos'altro? Diciamo che i miei colleghi sono stati molto esaustivi, hanno già dato un'immagine, una spiegazione abbastanza completa. Cioè, mi viene un po' rispetto proprio alla domanda del se deve agire su un altro livello, utilizzare l'alimentazione consapevole. Mi viene da dire che l'alimentazione consapevole è una tecnica all'interno appunto di un contesto più ampio e noi andiamo sempre ad agire sui meccanismi di mantenimento, sul funzionamento, quindi il problema riportato dalla paziente, che appunto come già spiegato non è tra virgolette dipendente perché non esiste una dipendenza da cibo, si va a vedere quali sono i processi in atto, che può essere appunto la restrizione, la regolazione emotiva utilizzando il cibo, più altri aspetti, e si utilizzano le strategie più utili per agire su tutti, tra cui anche l'alimentazione consapevole sicuramente. Però dobbiamo proprio ragionare un po' in ottica di un'ottica processuale dove andiamo ad agire su tanti processi di mantenimento. Ok, allora ci avviamo verso la chiusura di questo evento. Vi ringraziamo per aver partecipato così numerosi. Ringrazio anche tutti i professionisti dell'equipe CIFO Milano per i loro contributi sempre molto, molto utili. Ecco, prima di salutarci, come di consueto, per chi ci ha già seguito sa già che facciamo una visita virtuale al CIP Milano mediante un video. Quindi vi ospitiamo virtualmente al CIP Milano e salutandovi vi auguriamo buone feste. Arrivederci, buone feste. Buone feste a tutti, buona giornata. Buone feste. Il CIP Milano è nato per metterci alla prova con pazienti con disturbo alimentare che o sono usciti dall'ospedale e quindi bisogna stabilizzarli, oppure non ancora pronti agli interventi ospedalieri, oppure in attesa, in una lista d'attesa per interventi ospedalieri. Noi abbiamo nel nostro comitato scientifico l'equipe di Villa Garda, con il dottor Balegrave e la dottoressa Caluggi, e rappresentano il gruppo italiano che sta facendo la ricerca più avanzata al mondo su questo tipo di disturbi. Nello specifico gli obiettivi che ci poniamo sono perseguiti attraverso dei percorsi individualizzati e flessibili che includono due programmi di cura, un programma ambulatoriale intensivo e un programma ambulatoriale. Si tratta di programmi che vengono realizzati grazie al lavoro sinergico di un'equipe non eclettica formata da psichiatra, psicoterapeuti, psicologi e dietisti. L'accesso al CIP avviene o su invio del paziente stesso, o su invio di un familiare, o su invio di un professionista esterno che decide di avvalersi della nostra collaborazione. Il primo contatto è in una visita psichiatrica, è eseguita una valutazione psicodiagnostica e una restituzione di questo.
fosse prima un pezzo iniziale di percorso che viene fatta sempre con me. Il trattamento psicoterapico prevede l'applicazione della CBT, una terapia individualizzata, ovvero cucita sulle esigenze di ogni singolo paziente, e flessibile, ovvero che prevede l'applicazione di strategie e procedure terapeutiche in maniera sequenziale per affrontare le caratteristiche peculiari della psicopatologia. La CBT utilizza un approccio con il paziente di tipo collaborativo e non coercitivo. È una terapia molto strutturata e limitata nel tempo, che può essere somministrata a pazienti sia adulti che adolescenti. In applicazione alla CBT, il trattamento nutrizionale prevede incontri a cadenza settimanale con un dietista. Lo scopo delle visite è quello di concordare, in collaborazione con il paziente, i passi della settimana. Non si adottano infatti misure prescrittive, ma si lavora sulla cooperazione e sulla condivisione di obiettivi comuni.